Noi abbiamo molti esempi da questo punto di vista che possono essere citati. Forse il più grande è il vino. Io ritengo che il nostro vino sia migliore del vino francese. Eppure no, non applaudite, perché nel momento in cui applaudiamo allo stesso tempo ci stiamo tirando la zappa sui piedi. Siccome lo è davvero, perché oggi il vino italiano ha più o meno la metà, 5 miliardi e mezzo più o meno di export contro gli 11 dei francesi, rispetto ai colleghi transalpini? Perché? Perché loro hanno saputo, certo, noi abbiamo attraversato, Ermete lo ricorda spesso, abbiamo attraversato la grande crisi del metanolo 30 anni fa, 28 anni fa, eravamo in una situazione difficilissima, siamo dovuti ripartire puntando sulla qualità, abbiamo fatto una traversata nel deserto, ma perché i francesi che hanno un vino, io dico meno buono, diciamo uguale, devo vedere Hollande in settimana, per cui non facciamo crisi diplomatiche, diciamo uguale, io penso migliore, ma non si può dire. Perché però loro hanno il doppio dell'export nostro? Perché si sono organizzati prima, perché hanno messo un sistema paese a servizio dei prodotti agroalimentari, perché hanno avuto la forza di parlare bene della Francia e non di parlare male del proprio paese all'estero. Quando vi dico che c'è una questione anche di comunicazione, vi racconto esattamente una cosa banale che investe anche la capacità di vendere dei prodotti all'estero.